Allora ragazzi, sentenza Juve-Napoli, già l'abbiamo detto, no? Sentenza Juve-Napoli. Tra l'altro pare, cosa incredibile, che il Napoli avesse deciso prima della decisione della ASL di non partire per Torino. Ma, tra le cose che ha detto il giudice sportivo, ma ti rendi conto? 3-0 a tavolino. La signora Rita, te la ricordi la signora Rita, grande tifosa come? Napoletana, quella che fa impazzo ogni tanto sul web contro la Juventus? Chiamiamo? Pronto? Chi è? Rita? Chi è? Oh, 3-0, eh? Chi è? 3-0 a tavolino e meno 1. 3-0 e meno 1. 3-0 e meno 1. 3-0 e meno 1. Chi è? Oh, amica mia, 3-0 per la Juve a tavolino e meno 1 in classifica. Ma e questo è. Questo è successo. 3-0 a tavolino, il giudice sportivo. 3-0 per la Juventus. Allora, 3-0 a tavolino e meno 1 in classifica, capito? 3-0 e meno 1, capito? 3-0 e meno 1, perché non siete partiti ad andare a giocare la partita a Torino. 3-0 e meno 1, non siete partiti, capito? Ma vaffanculo, tu hai Perché non siete partiti? Perché non siete partiti? Perché non siete partiti per andare a Torino a fare la partita? Perché? Io vorrei chiamare Albino, però, ragazzi. Albino perché sarà incazzato sulla sentenza. Sì, sulla sentenza. Che figura di merda. Che figura di merda. Io stasera mi sento vicino ai napoletani, molto. Pronto? Carlo! Sì. Mamma mia, che figura di merda! Che figura di merda che avete fatto! Che figura di merda! Ma perché? Ma cosa c'entra? È la prova provata che in Italia la giustizia viene applicata a giorni alterni. Oggi evidentemente era il giorno no, ma sicuramente il giorno sì ci sarà quando il Napoli presenterà appello. Vabbè, e ma questo va contro tutto e contro tutti. Che figura di merda! La farsa si è consumata. Ha ragione. Che figura di merda! Che figura di merda! Non vi siete presentati 3-0 a tavolino e meno 1. Che figura di merda! Questa è la figura di merda non di Napoli, dei napoletani, no, ma di una giustizia ingiusta, amico mio. Ma quale giustizia è giusta? Uno non si presenta a una partita di pallone e giustamente viene punito. Ma di che parliamo? Di forza maggiore. Ma che certo. Ma quale causa di forza maggiore? Avete due positivi. Non avevo dubbi sull'esito della farsa che si è consumata. Ma no. Ricordati, questo è il primo tempo. Ma va bene, d'accordo. Certo. I tempi supplementari. Dovete prendervela con quelli dell'ASL di Napoli. Hai visto che bel lavoretto che hanno fatto? Che risultato che hanno fatto? Ma non potevano muoversi da lì. L'ASL di Napoli. Ve l'hanno messa in quel posto. Sono stati loro a farvi sto scherzetto. Non è nato ancora quello che lo mette a quel posto ai napoletani. Ancora deve nascere. Un domani, se nasce, poi te lo faccio sapere. Al momento quello che lo mette figura a di merda, che figura no, di merda. Questa è cioccolata, non è merda, perché la farsa si è consumata. Ma quale farsa? Ma quale farsa? Ma non ho capito, la giustizia una volta se è favorevole a te va bene, se non è favorevole è un'ingiustizia, no, è il giudice che l'ha comprato, allora, Juventino. Non è così. Ma Napoli vincerà tranquillamente in appello, amico mio. Ma non lo so, può darsi, ma chi se ne frega? Intanto prendi sta cosa e porta a casa, uno non è che non si può. Porta a casa. Questo è il primo tempo, Giuseppe, c'è il secondo tempo e i tempi supplementari. Che figura di merda. Uno non si presenta alla partita, fa l'inferno appellandosi alla sicurezza. Il paese dato ai poteri forti. Questo è il paese piegato, inginocchiato ai poteri forti. Ma che c'entra piegato ai poteri forti? Allora non ho capito. Se ti danno ragione, è la giustizia. Una sentenza che ci saremmo aspettati in maniera totalmente. Ma non ho capito perché è comprato il giudice Danieli, che è comprato. Non ho capito. Non accettiamo perché le sentenze si accettano e non si discutono. Così come il napoletano oggi accetta la sentenza. Spero che la Juventus 3-0 a tavolino, 3-0 a tavolino. Che viene esposto allo stadio di Torino in maniera vergognosa, che la Juve togliesse quei due scudetti che non gli appartengono. Ma che c'entra questo? Anche,
questa, quella è giustizia. Ma cosa c'entra, scusa, ma cosa c'entra ma questo? Quando li toglie questi due scudetti che non ti appartengono? Scusa, noi dobbiamo rispettare le sentenze. Rispettiamo le sentenze, la Juve tolga immediatamente dall'Allianz Stadium. Ma secondo me la Juventus dovrebbe rifiutare questo 3-0 a tavolino se fossero. Ma certo. Se fossero... No, ma che rifiutare? Quello gliela inciocchettate, è un regalo, i regali non si rifiutano. Ma questo, ripeto, è il primo tempo. Poi mamma sarà il secondo mia, tempo, mamma e mia. Poi tempo supplementare. La realtà è questa, che figura di merda. Alla fine avete fatto questa tutto un cancan, la ASL, la Regione, De Luca, eccetera. E alla fine, 3-0 e meno 1. 3-0 e meno 1. 3-0 e meno 1. Chi commenta favorevolmente questa Ma no, favorevolmente, so solo che avete fatto una figura di merda, punto e basta. Basta chi commenta favorevolmente la Ma no, a me non me ne frega niente. Io sono contro i 3-0 a tavolino. Io sono contro. Ma no. C'è ragione Alvino. C'è ragione Alvino. C'è ragione Alvino. Alvino, la persona molto attenta. No, io non sono a me mi fanno schifo i 3-0 a tavolino. Solo che avete rotto certo, mi fa schifo il 3-0 a tavolino, non c'è dubbio. Mi fa schifo. Certo, però ve la siete presa in quel posto perché avete fatto un casino con la ASL di Napoli, eccetera. Ora non è nato ancora quello capace di metterlo a quel posto ai napoletani. Ve lo siete messo in culo ancora. Da soli. Ma da soli ve lo siete messo in culo. Vi siete autoinculati. Ma come no? Vallo a dire alla ASL di Napoli che ha bloccato tutto. Dai, sempre che sia stato solo l'ASL di Napoli. Sempre che sia stata solo l'ASL di Napoli. Sempre che sia stato stati solo loro. Poi vuoi mettere in dubbio questo? Cosa vuol dire? Che vuol dire? Tu sai qualcosa che non vuoi dire? Se sai qualcosa denuncia, devi denunciarlo. Vai a denunciare, che vuol dire? Non è stata secondo me una decisione totalmente autonoma. Siamo tutti napoletani, oggi siamo tutti napoletani. Torino che ha denunciato i giocatori della Juve che hanno lasciato la bolla. Ma hai visto Cristiano Ronaldo che è tornato? Sì, è tornato dall'isolamento lì ed è tornato in Italia. Auguro a Cristiano Ronaldo di risolvere i suoi problemi di salute. Poi se ci ma sono non ha nessun problema, sta fresco come una rosa, non c'ha un cazzo. Non c'ha un cazzo, solo voi pensate che nessun giocatore è finito in ospedale, non dite cazzate, dai, su, basta. Ma che cazzo vuol dire questo? Ma che cazzo vuol dire? Il calciatore non sta a contatto con lo steward, non sta a contatto con l'ufficio stampa. Beh, allora che vuol dire? E allora che facciamo? Blocchiamo tutto, che facciamo? Blocchiamo tutto. Che fate? Giocate o no? Giocate o no? Domenica, sabato, quando è? Giocate o no? La dobbiamo giocare, la dobbiamo giocare. Juventus Napoli. Ma che Juventus Napoli? Juventus Napoli, questo vediamo. Bisogna che la Juve vinca sul campo che è più forte, la Juventus di Cristiano Ronaldo, di Dybala, di Ramsey, di Messi. Intanto prendi e porta a casa. Ma per il momento, amico mio, solo per il momento. Ciao. La Zanzara. Non era così. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Il troiaio. Sì, d'accordo. Praticamente bellissimo, Lorenzo fa tanto il buonista e poi si presta, invece potrebbe essere un buon giornalista, un discreto giornalista. Enrico, posso dirti della tua opinione su questa trasmissione? Non sbatte un cazzo. No, ma io ti ascolto, vorrei arrivare perché sei un perverso. Il punto qual è? E ti ascolto per capire questo stupido dove vuole arrivare. Tu sei la Barbara D'Urso della radiofonica. Mi fai un complimento, guarda. Mi fai un complimento. Non direi, perché anzi, quello dico, è proprio, magari, diciamo, magari non so se sia una mia conterranea, quello è proprio il livello. Mi stai facendo un grande complimento, ti posso dire, mi stai facendo un grandissimo complimento. Per essere Barbara D'Urso, Parenzo invece che ne pensa, sì, Parenzo. Ma Parenzo che gliene frega? Sì, penso detto che tu me, abbia perfettamente ragione su tutto, concordo con te su tutto. Posso farti una domanda, diciamo, un po' brutale? Perché ti presti, Parenzo? Ma presta si diverte a stare qua, coglione, si diverte a stare qua, imbecille. Ma come mi diverto io ad ascoltarti, però non siete nulla, cioè praticamente noi sappiamo di non essere un cazzo da fare, forse non hai capito bene. Perché noi, poi a livello di contenuti fammi capire tutta questa credibilità di Napoli, no, non hai capito. Sai perché tu ce l'hai? Perché sei un imbecille. Sì, vabbè, questo imbecille che non dispregiativo, cioè però imbecille, tu sai il senso dell'imbecillità. L'imbecille viene dal latino fine baculo, senza bastone, vuol dire debole, una persona debole. Perché tu non hai argomenti per parlare di Napoli, capito? Gli argomenti ne
Monopoli ce li offre, ce li offre sul piatto d'argento. Non puoi averne se non le ovvietà, le cose sì. Proprio generalizzate. Senti, posso dirti una cosa, Americo, le stronzate Americo, così, capito? Americo, posso dirti una cosa? Io ti abbraccio fortissimo e anche io, tenermente, serenamente e con grande dolcezza ti mando a fare in culo. Ciao.